facili da comprendere, ti porta dentro un mondo che altrimenti resta sconosciuto e soprattutto quando si parla di argomenti molto complessi come sono quelli legati al lavoro, allo sviluppo, alla situazione di una società che sta cercando un po' se stessa e sta cercando di mettere a fuoco quale futuro vuole, allora la disponibilità delle persone che incontri è fondamentale. Mi rendo conto che appunto è tardi, quindi non voglio dilungarmi oltre, voglio solo dirvi che se il film vi è piaciuto, se vi è interessato, visto che sarà qui in città per 5 giorni, cercate di far circolare la notizia che il film c'è, perché è diciamo, molto importante per lo sforzo notevole che si sta facendo perché il film è in qualche modo viva. Non voglio chiudere senza chiedere prima se qualcuno vuole parlare, perché mi sembra doveroso visto che lo avevamo annunciato, e prima di passare la palla a qualcuno, vorrei prego. Mi chiamo Fulvio Silvestrini, sono grato a questo lavoro, emozionato, credo che dovremo, almeno io vorrò e farò che sia che siano le emozioni proprio a caldo. Spero di lavorarci, di farci lavorare nel vedere, nel commentare, nello sviluppare. È una memoria del passato e del futuro attraverso un presente. Quindi c'è tante cose, non credevo fosse un lavoro così straordinario. Io credo che l'immagine di Venezia, quando si dice gli sguardi dei bambini sul futuro e gli inganni del progresso, l'ho preso come due temi da doversi riflettere, e però lo incrocio con un'altra battuta che è arrivata da Prato a De Cagli, dove si parla, no, degli stracci che sono stati la fortuna, no? Poi è finito per tante motivazioni di globalizzazione e quant'altro, però apriva Vecagli il capitolo e altri della cultura secnesi, la cultura e le arti, la creatività, la genialità che deve tornare fuori. I bambini, incrocio le prime due battute, i bambini nelle nostre scuole ancora vivono il piacere della creatività, anche se la maestra stasera elementare mi diceva che si stanno spengendo questa creatività davanti all'inferno di una televisione devastante che distrugge proprio tante cose. E allora mi chiedo, davvero Prato è capace di non avere il museo Pecci come un museo, come una coda, un fiocco, una coda di ciuco, ma come una proiezione su un desiderio popolare, lavorativo, occupazionale dei giovani a buttarsi sulla cultura, la creatività, le genialità, da ripensare arti, mestieri, saperi, valori, sapori, viaggi. Questo è un sestetto che mi piace dirlo. Volevo domandare al regista questa piccola cosa. Fra bambini che desiderano il futuro e hanno diritto come specie umana e gli inganni del progresso che fermano il futuro, che io chiamo consumismo contrapposto a creativismo, i creativi contrapposto ai consumativi, perché nella informazione del film non compare su Prato un fatto straordinario, epocale, che è passato dagli stracci fortuna di Prato alle arti che si prospettano come novità di altri pensieri, perché quello che ancora è sotto processo del comune di Prato, della cosiddetta centro commerciale, che è il centro dell'inganno del consumo, cioè del consumare anziché del creare, è il cancro che ancora è in costruzione
tanto che Martini il 14 novembre ha dovuto manomettere il contachilometri culturale regionale che prevedeva 30 chilometri dall'altro centro commerciale Multistrada di Campi, e invece ce ne sono solo 6, pur di fare anche a Prato questo tempio dell'inganno, del consumo e di una modernità fallace, va bene? Addirittura in nome della cultura della multisala, che è una monocultura, questa è cultura, la cultura plurale predicata da Ucca, che va diffusa sui territori, non le multisale che sono monoculturali americane, anche se le fa la coppe rossa di sinistra, ormai di destra, insieme alla Margherita, sempre di centro cattolica. Perché la multisala, che ancora è, diciamo, le ruspe stanno ruspando in attesa di colare il cemento, quindi è una cosa già vecchia, non compare in questo film. Non gliel'hanno detto? Vabbè, il signore è molto arrabbiato e siamo rimasti pochi intimi. Capirà che in un film che ha questa ampiezza di svolgimento, no, non possono essere toccati tutti gli argomenti. Io in qualche modo ho cercato di individuare dei fili che sono stati poi lentamente sviluppati durante tutto il racconto del film e che toccano problemi, diciamo, generali molto ampi e che in qualche modo raccontano di un paese che non ha una politica, un progetto complessivo, no? Per cui ci sono argomenti molto importanti come questo, ma anche ancora più importanti che io non sono riuscito a trattare, perché questo qui sostanzialmente è un film impossibile, perché non è possibile raccontare in due ore quello che accade in un paese, quindi è un film impossibile e come tutti i film impossibili cerca la metafora per raccontare certe cose, no? La situazione del multiplex fondamentalmente non è diversa da quella di altri settori industriali che in qualche modo nel nostro paese non trovano una programmazione adeguata in relazione al territorio, quindi non so se ho risposto alla sua domanda, ma queste cose, queste elusioni sono state inevitabili.